con Linda Mangani, secondo anno a Casalmaggiore, il primo un po' sofferto, speriamo che lo sia di meno questo secondo. Quali sono le tue aspettative? Intanto parlaci un attimo di come avete raggiunto l'accordo con la società e come hai scelto di rimanere. Poi magari mi dici quali sono le tue aspettative per questa tua seconda nuova avventura. Un Certo, la conferma è arrivata, po' insomma, come ho già forte. detto, la conferma è arrivata, come ho già detto Massimo, a dicembre dello scorso anno, quindi 2021. Per me questa conferma è stata un grande motivo di orgoglio. Sono veramente contenta, che la società abbia abbracciato, insomma, il mio progetto tecnico anche per quest'anno. La squadra è diversa, sarà allestita per fare un campionato di livello. Puntiamo appunto a posti dall'ottavo al quinto posto. E niente, insomma, sono veramente contenta di essere qui e di far parte ancora della VBC. L'anno scorso non hai avuto tantissime opportunità, però evidentemente se la società decise di confermarti, quelle non tante volte che hai dato il tuo contributo, anche se l'hai sempre dato in palestra, è stato importante, no? Quest'anno ti aspetti un po' più di spazio, ma prima dicevi in conferenza stampa soprattutto di crescere grazie a uno staff tecnico, di cui tu hai molta fiducia, no? È stato anche uno dei motivi che ti ha poi anche spinto a rimanere. Certo, la presenza di uno staff di un certo livello per me è stato motivo di scelta subito di Casalmaggiore. Andrea e tutto lo staff, insomma, è uno staff che fa lavorare, che si lavora molto, c'era molto margine di miglioramento e il campionato, come sappiamo, è lungo, quindi spazi ci saranno per tutti. Che tipo di campionato in generale ti aspetti e cosa sarà importante per una squadra che ha in te qualcun altro, ma poche persone rimaste, ma è molto cambiata. Insomma, quindi questo, il rinnovamento sarà importante anche partire col piede giusto, cosa sarà importante secondo te? E poi più in generale che campionato sarà? Certo, sarà un campionato di livello perché sappiamo che in Italia il campionato è sempre un campionato forte e difficile. Per quanto riguarda noi, quindi la VBC, cercheremo di dare il meglio, cercheremo di fare meglio dell'anno scorso, di non arrivare all'ultima giornata di campionato ancora lì in bilico tra salvezza e no. Penso che ci sono i presupposti per farlo e anche per competere con le squadre sopra di noi. L'ultima cosa, ci sono delle ragazze, alcune ci hai giocato contro, altre le conosci bene perché nelle nazionali giovanili le hai incrociate. Ecco, anche questo è un motivo in più per partire bene ed essere fiduciosi in quello che sarà il prossimo della VBC. Certo, assolutamente. Beh, Ellen e Adu, contentissima che rimangono qui con me, insomma, anche il prossimo anno. E Altre poi, giocatrici ne ritrovi, no? Oppure... esatto, come Francesca Scola e Benedetta Sartori, sono due ragazze con cui ho giocato con le nazionali giovanili, le conosco molto bene e sono veramente felice di poter fare l'anno con loro. Grazie, bentornata Linda. Grazie mille.